Ciao ragazzi belli, benvenuti ad un'altra lezione di chitarra. Oggi parliamo della bellissima tecnica del Travis picking, o come la chiameremo noi in Italia, il Travis picking. Con questa tecnica fingerstyle pizzichiamo due corde con il pollice, sempre sul beat. Utilizziamo poi il dito indice e medio per andare a riempire gli spazi tra queste due note. Dice, vabbè, ma perché la chiamiamo Travis Picking Technique? Questa tecnica è stata inventata dal grandissimo cantante e chitarrista country Merle Travis. E poi è stata utilizzata da tantissimi altri chitarristi. Due o tre cose prima di cominciare, ragazzi: il mio corso Fingerstyle Melodico è disponibile, potete iscrivervi e studiare con me la tecnica fingerstyle. Vi lascio il link nella descrizione in giù. Seconda cosa importante: troverete due partiture, una partitura per lo strumentale che ho suonato all'inizio ed una partitura per tutti gli esercizi che vi farò vedere in questo video. Lo strumentale che avete visto all'inizio è veramente troppo ricco e pieno di accordi, tra l'altro l'arpeggio continua a cambiare e quindi insomma non è facilissimo da spiegare in un unico video. Quindi avete la partitura dello strumentale se ve lo volete studiare e poi avete la partitura di tutti questi esercizi che sono sicuramente più semplici e sono spiegati step by step. Terza cosa importantissima, ragazzi, non è uno sponsor ma ve lo dico perché lo so che lo volete sapere: sto utilizzando una chitarra Faith che ho da tantissimo tempo ma che non utilizzo mai e dico, perché non la utilizzo? È una bella chitarra. Vi lascio comunque tutte le info nella descrizione. Siamo in tonalità di sol maggiore, abbiamo quattro accordi: un sol maggiore, un mi minore, un do maggiore ed un re, che andiamo a suonare in questo modo, quindi un re ad 11. Molto 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 bello. Andiamo a capire per filo e per segno come utilizzare questa tecnica. Abbiamo il pollice sempre su due corde. Nel caso del sol maggiore andiamo a pizzicare la sesta corda al terzo tasto e la quarta corda. E suoniamo sempre queste note sul beat. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Per l'accordo di mi minore abbiamo lo stesso arpeggio, abbiamo due note: il mi a vuoto sulla sesta corda ed il mi sulla quarta corda al tasto 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Per il do andiamo a suonare due note. Abbiamo il do al tasto 3 ed il mi al tasto 2 sulla quarta corda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E poi abbiamo l'ultimo, il re, dove andiamo a suonare due note, il tasto 5 ed il tasto 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quindi il primo step è semplicissimo. Vediamo un attimo che cosa succede però quando andiamo ad aggiungere le altre note. Abbiamo praticamente la prima nota che è suonata soltanto con il pollice. Poi quando suoniamo la seconda nota aggiungiamo ad al pollice anche il medio sulla seconda corda e suoniamo le due corde contemporaneamente, quindi 1, 2. Ritorniamo sulla sesta corda e poi abbiamo la terza corda con l'indice, quarta corda con il pollice e seconda corda con il medio. Quindi avremo 1, 2, 3 and 4 and 1, 2, 3 and 4. Notiamo subito che nel primo e nel secondo battito, nel primo e secondo movimento, abbiamo soltanto il pollice e poi abbiamo pollice e medio. Il terzo e quarto movimento sono leggermente più difficili perché abbiamo più note, infatti suoniamo anche sul offbeat. 1, 2, 3 and 4 and.
Ovviamente quando lo facciamo veloce diventa veramente molto molto bello utilizzare questa tecnica. Per il secondo accordo manterremo lo stesso arpeggio, quindi non cambiamo assolutamente niente, ovviamente cambiamo l'accordo, ma l'arpeggio della mano destra resta lo stesso. Per il Do maggiore suoniamo quinta e quarta corda. L'arpeggio è lo stesso, ma adesso ovviamente il pollice sarà sulla quinta e quarta corda. Sempre quattro volte. Finiamo con l'ultimo accordo, il Re ad 11, dove suoniamo lo stesso arpeggio. Lo facciamo tre volte e l'ultima volta suoniamo soltanto la nota fondamentale, quindi il tasto 5, con il pollice. Ovviamente ragazzi, dove c'è accordo c'è melodia. Possiamo infatti sicuramente aggiungere una melodia molto molto semplice a questi accordi. Basta soltanto ovviamente andare a diminuire il numero di note che suoniamo su ogni accordo. Per esempio potremmo suonare una melodia in questo modo. Quindi se abbiamo lo stesso arpeggio quattro volte, sull'ultimo movimento andiamo soltanto a suonare il basso e poi la melodia. Quindi avremo 1, 2, 3, quarta volta suoniamo il basso e poi la melodia. Suoniamo il Sol, La al tasto 2 ed il Si, seconda corda a vuoto. Assicuratevi di mantenere sempre la nota fondamentale. Quindi lasciatela risuonare. Facciamo la stessa cosa per l'accordo di Mi minore. La melodia è esattamente la stessa. Per l'accordo di Do maggiore avremo 1, 2, 3, quarto movimento, abbiamo il basso e poi la melodia, abbiamo il Do al tasto 1, il Si, seconda corda a vuoto, ed il La al tasto 2 sulla terza corda, e finiamo con il Re ad 11. Suoniamo il basso di Re e poi abbiamo queste due note, quindi il Mi a vuoto ed il Fa diesis al tasto 2, e ripartiamo di nuovo con lo stesso ritmo. Possiamo finire con un bel Sol maggiore. Diciamo subito ragazzi che questo esercizio è veramente il trampolino di lancio per la tecnica del Trevi Speaking, perché comunque questa tecnica, essendo stata ideata da un cantante ed un chitarrista country, ha sicuramente degli utilizzi su accordi che sono completamente diversi, molto spesso anche accordi insomma di settima di dominante, molto più vicini al blues e alla musica country. Però noi l'abbiamo utilizzata su questa progressione di accordi veramente molto molto bella, molto melodica, molto semplice, quindi è veramente un trampolino di lancio per lo studio della tecnica del Trevi Speaking. Ma se volete saperne di più, ascoltate la musica di Merle Travis, perché credo che sia veramente, insomma, caratteristica proprio di questa tecnica. Io vi lascio fare pratica con questo esercizio e noi ci vediamo alla prossima.